Pochi sanno che all'interno del museo esiste una biblioteca. Quando nel 1942 Guido Uccelli riesce a costituire la Fondazione Museo Nazionale della Tecnica e dell'Industria, siamo in pieno periodo bellico e nonostante l'interessamento e il plauso di molte personalità della cultura e dell'industria, la sola cosa che può fare è comprare libri per la biblioteca. Si dedica così alla raccolta di opere riguardanti la storia della scienza e della tecnica, testi antichi e classici, enciclopedie e riviste. La biblioteca è stata quindi il primo nucleo del futuro museo e per qualche tempo viene ospitata presso gli uffici della società Costruzioni Meccaniche Riva. Terminata la guerra e inaugurato il museo, la biblioteca viene aperta al pubblico nel 1958. È previsto un ampio spazio per la consultazione dei periodici tecnici e viene organizzato anche un luogo dedicato alle letture dei ragazzi. Ogni anno, a bilancio, viene stanziata una somma per gli acquisti di libri e riviste, ma molte sono anche le donazioni e i lasciti, e non solo in denaro. Molti volumi vengono regalati da personalità della Milano imprenditoriale, dalle case editrici e dalle librerie. La biblioteca del museo è una biblioteca storica, poiché la maggior parte delle raccolte si concentra tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Sono testimoniati i progressi scientifici degli ultimi due secoli applicati all'ingegno umano nei settori più diversi, attraverso un'ampia raccolta di studi e manuali, spesso in edizioni d'epoca, e di saggi storiografici e interpretativi. La biblioteca è composta dal fondo moderno e dall'emeroteca, conserva inoltre un fondo antico e alcuni fondi speciali. Il fondo moderno è costituito da circa 50.000 volumi. Si tratta spesso di opere rare e di pregio, poco diffuse nel territorio nazionale, alcune donate dallo stesso Guido Uccelli. I nuclei tematici si sono formati negli anni insieme alle collezioni di oggetti e alle nuove esposizioni del museo. Troviamo libri sull'energia, i trasporti, le telecomunicazioni, i materiali, l'ingegneria, la chimica, la medicina e la farmacia, l'architettura, la storia dell'arte, la museologia, lo spazio. L'emeroteca comprende oltre 700 titoli, di cui una decina correnti. Troviamo riviste di informazione, divulgazione scientifica e tecnica, di educazione e museologia. Non mancano le testate storiche come il Politecnico di Carlo Cattaneo. Sono conservati anche tutti i numeri della rivista Museoscienza, la rivista trimestrale del museo pubblicata dal 1961 al 99, che riporta una puntuale cronaca del museo accanto ad articoli di approfondimento. Negli anni 50 e 60 al museo fu attivo il centro permanente di consultazione della stampa tecnico-scientifica italiana e straniera, che metteva a disposizione degli studiosi migliaia di pubblicazioni italiane ed estere. Il fondo antico è costituito da 1740 volumi. Comprende due incunaboli, diverse edizioni cinquecentine di autori classici, Archimede, Galeno, Tolomeo, una significativa collezione di trattati di architettura, Palladio, Vignola, Scamozzi, importanti trattati scientifici e tecnici del XVI e XVII secolo, Agricola, Newton, Laplace, tutti i principali teatri di macchine del 500-600 e l'Enciclopédie, presente nell'edizione di Lucca stampata tra il 1758 e il 1771. I fondi speciali sono raccolte di testi donati da personalità di spicco del mondo scientifico imprenditoriale. Sono presenti il fondo Francesco Savornian di Brazzà, studioso di storia della scienza e della tecnica che illustrò il genio italiano in numerose pubblicazioni. È formato da 300 volumi acquistati da Uccelli nel 1944 e costituisce il primo nucleo della biblioteca. Il fondo Bruno Parisi, direttore del Museo di Storia Naturale di Milano, grande appassionato e collezionista di orologi e libri sugli orologi. Nel 1956 donò al museo i suoi 300 volumi sull'orologeria e la collezione di orologi. Il fondo Francesco Mauro, ingegnere elettrotecnico al Politecnico di Milano, legato a Guido Uccelli da profonda amicizia. Tra il 1954 e il 60 lasciò al museo numerose opere d'arte e la sua biblioteca di circa 1300 volumi.
Il fondo Leonardo da Vinci è in continuo aggiornamento, è costituito da circa 800 titoli che documentano l'attività di Leonardo come studioso ingegnere, comprende la raccolta completa dei manoscritti vinciani in varie edizioni facsimilari, da quelle storiche di inizio secolo come il Codice Atlantico stampato da Oepli, a quella integrale promossa più di recente dalla Commissione Nazionale Vinciana e pubblicata da Giunti. Sono presenti i maggiori cataloghi di mostre svoltesi sull'opera di Leonardo nel mondo. Nel padiglione navale si trova la Biblioteca del Mare Ugo Mursia, una raccolta di 3.600 volumi sul mondo marinaro in tutti i suoi aspetti. Comprende manuali di vela, saggi sulla storia della marineria, trattati di navigazione, romanzi di pirati, diari di viaggio e dizionari tecnici. Sono testi pubblicati in ogni parte del mondo e in gran parte introvabili, raccolti dall'editore Ugo Mursia durante la sua vita. Tutti i volumi della Biblioteca del Museo sono catalogati e l'intero catalogo è consultabile online sul sito del museo.